Ciao ad Italia, sono Alberto Nespoli, interior designer, cofondatore dello studio Eligo. Ciao, sono Alessia, cofondatrice e creative director di We Are Lovers, agenzia di eventi e strategie digital. Benvenuti nella nostra casa. Benvenuti nel nostro salotto, è uno spazio a noi particolarmente caro perché spendiamo veramente tante ore della giornata in questa stanza. È una stanza fatta di contrasti ed equilibri. Ci sono i contrasti delle preesistenze architettoniche, siamo all'interno di un palazzo dei primi del Novecento e qui questo si può vedere attraverso appunto le pavimentazioni originali che sono state mantenute e anche gli imbotti delle porte che sono stati restaurati. In contrasto che cosa abbiamo ovviamente? Una serie di arredi che sono stati scelti nel corso degli anni, parte da me e parte di Alessia, e si mischiano assieme. Questo vecchio archivio che è stato restaurato e riutilizzato, poi abbiamo una coppia invece di sedute storiche, un grandissimo classico di Le Corbusier per Cassina, e poi questo trittico di tavolini di Afa e Tobia Scapa, sempre per Cassina. Come sfondo potete vedere un super divano confortevole, classico e moderno di Sabra Italia. Tutta una serie di oggetti vanno ad arricchire la nostra stanza, che sono stati collezionati all'interno dei nostri viaggi. Quindi abbiamo per esempio degli resti di scarto di colonnata di marmo bianco, abbiamo uno stampo di Este Ceramica, una tornitura invece in legno e poi una sabbia del deserto presa in Namibia quest'estate. Per finire abbiamo inserito, essendo appassionati d'arte, abbiamo inserito tre sculture che ci rappresentano molto, una scultura snodabile di Clersicla in legno, una scultura invece fatta di marmo di Cascella e invece una scultura sempre in legno, arte povera, di Mario Ceroli, figura umana. Per finire vogliamo mostrare quello che è il nostro terrazzino, amiamo tantissimo spendere ore delle nostre giornate sul terrazzino, prendendo il sole, facendo la colazione e divertendoci. Qui ci troviamo invece nella cucina, che è sicuramente più il mio regno. È un luogo estremamente luminoso, dai colori crema, che ha un leggero richiamo francese. Un aneddoto molto carino è relativo al pavimento. Questo non è quello originale, quello che c'era originariamente non era stato possibile recuperarlo, per cui abbiamo selezionato personalmente le piastrelle e il decoro per fare qualcosa che appunto si sposasse appieno con l'atmosfera della casa. Anche alcuni elementi li abbiamo tenuti come decorativi. La cucina invece è di Ilve, che è un'azienda italiana che produce cucine professionali e da una delle sue linee più lezzose abbiamo scelto questa. Il tavolo invece è Cassina, originale, e le sedie sono di acero e Ligo, firmate Ligo. Un altro elemento di cui mi sono innamorata fin da subito è il camino. È così alto perché nasce come camino da stufa, abbiamo deciso di mantenerlo assolutamente naturale e di evidenziare solo il fregio in bianco. Anche i termosifoni, di tutta la casa non sono quelli originali, ma sono stati acquistati e montati ad hoc. E questa nicchia, anche originariamente non c'era, abbiamo visto dalla mappa, dalla piantina che era presente questo spazio, per cui l'abbiamo recuperato, abbiamo creato queste mensole dove insomma anche qua esponiamo un po' di oggetti a cui siamo affezionati, di cui anche sale e pepe di Sozzas, che è stato uno dei regali che ho fatto ad Alberto in uno dei suoi compleanni. Per il resto tanti fiori secchi, pampas, per dare un po' di colore all'ambiente. Siamo nella stanza d'ingresso della nostra casa, un punto di collegamento a tutti gli altri spazi che abbiamo visto, un ingresso con un piccolo salottino di welcoming, un arazzo di Sissi Tapì disegnato da Studio Pepe, un'altra scultura sempre dell'artista Kersikla e poi andiamo nella stanza da letto. Questa invece è la camera da letto, sempre di ispirazione un po' vintage, ma mantenendo i contrasti che diciamo caratterizzano la casa. Il letto, sicuramente più moderno, è stato disegnato da Alberto. Un comò invece un po' stile della nonna a cui sono affezionata e anche specchi vintage. Da questo lato invece c'è la cabina armadio. Sono sei ante che insomma nascondono il guardaroba mio ad Alberto e anche questo è stato disegnato su misura da lui. Super carino, c'è l'uccellino di Ingo Maurer che fa da appunto luce per la notte come abat-jour.